credo che ha un riflesso culturale importante, perché va ulteriormente a nutrire quelle che già sono le risorse abbastanza attive di tipo culturale, editoriale sul territorio, quello che risulta il territorio di Pretoria, da questo punto di vista molto prolifico, anche le iniziative di editoria drammatica, insomma, sembra essere un po' abbastanza all'avanguardia. Noi come istituto abbiamo sempre ritenuto giusto potenziare, promuovere qualche volta addirittura iniziative di tipo culturale che riescano soprattutto a risaltare il rapporto tra il territorio e le istituzioni, fondamentalmente. Quindi le iniziative che sul fronte dell'editoria si pongono il fine di potenziare la coscienza dei problemi, la consapevolezza dei problemi, per noi scuola sono molto importanti. L'occasione stamattina è la presentazione del settimanale domenicale di Pretoria, che qui è rappresentato dal dottor Pasquale Dani, la dottoressa Sonia D'Abacco, in qualità di direttore responsabile, la quale capo redattrice Sonia D'Abacco. Se posso brevemente quindi fare un auspicio in modo da passare la parola a loro, che sono i soggetti, quindi siamo solo soggetto ospitante da questo punto di vista, l'auspicio è che possa innovare realmente il rapporto dei cittadini con le istituzioni, che alla fine cittadinanza attiva vuol dire cittadinanza partecipe, cittadinanza che conosce i propri diritti e i propri doveri, e soprattutto i propri diritti, i doveri diamo per scontato che siano conosciuti come cittadini da parte di tutti, i propri diritti qualche volta meno, e questo può generare il problema della dipendenza del cittadino da parte dei confronti di chi ne sa di più. Allora, se invece iniziative editoriali di questo tipo possono almeno in parte correggere questa condizione, per noi scuola questo è già un risultato importantissimo. Ahimè, qualche volta invece le iniziative editoriali si trasformano in una propaggine delle iniziative istituzionali e non al contrario invece come un'amplificazione dei bisogni del territorio. Allora, bisogna capire se si vuole che i bisogni del territorio emergano, bisogna dare la voce ai cittadini. E invece qualche cosa dico, ma indipendentemente dalle testate, qualche cosa si trasforma in cassa di risonanza di propositi istituzionali delle amministrazioni, delle parti politiche coinvolte, delle dinamiche che di volta in volta emergono. Questo pure è un bene, perché il cittadino conosce quali sono le proposte, però se si riduce sempre di più lo spazio del cittadino, la cosa non si. Quindi l'auspicio è questo qui, che possiate un po', come dire, accentuare, incrementare la parte dedicata al cittadino in questa iniziativa. E credo che voi questo già l'abbiate messo in conto. Quindi faccio gli auguri per il vostro settimanale e dare la parola al direttore, prima al capo redattore,